Radio Amore presenta Amore Azzurro, speciale Di Maro. Collegamenti in diretta con tutte le ultime notizie dal ritiro del Napoli. Conduce in studio Lello Delgro. Inviato a Di Maro Claudio Zelli. In collaborazione con Calcio Napoli 1926.it. E buongiorno a tutti quanti voi all'ascolto di Radio Amore, di Radio Amore ai migliori anni. Buongiorno a tutti da Lello Delgro, buongiorno a tutti da Amore Azzurro speciale Di Maro. Parte la penultima giornata di questo nostro speciale per questo ritiro del Napoli da Di Maro. E insomma, è stato, per la verità, volevamo vivere un ritiro diverso. Insomma, è stato un po' un ritiro così travagliato. Oggi è la penultima giornata, domani alle 2 il Napoli, dopo l'allenamento, dopo il pranzo, partirà e ritornerà qui a Napoli. Però questa mattina succede qualcosa di importante, c'è anche il Cardinale Sepe. Io sono convinto che il Cardinale Sepe parlerà anche lui di Higuain nel corso della benedizione della messa che farà su al campo di Carciato. E visto che abbiamo Claudio Zelli in linea, io gli vorrei dare anche un consiglio. Ora che vede il Cardinale, fatti fare una bella benedizione, tu sai per cosa, insomma, così forse per la fine dell'anno riuscirai a... Andiamo avanti. Buongiorno Claudio! A due, devi chiedere anche a te. No, io oramai ho dato. Buongiorno Claudio Zelli. Buongiorno a tutti dalla Val di Sole, mai come oggi possiamo chiamarla tale perché c'è un bel venticello, una bella brezza, però c'è davvero una bellissima giornata. 21 giorni di ritiro, 120 operatori della comunicazione accreditati ed una conferenza stampa. Ricordiamolo sempre perché per me è una cosa abbastanza scandalosa, però torniamo subito sull'attualità perché sono in compagnia Massimiliano Gallo, direttore responsabile del Napolista. Buongiorno Massimiliano e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, buongiorno a Claudio. Milik arriverà nel pomeriggio perché le visite sono mediche, sono prolungate, ma non c'è chiaramente nessun problema. Presentazione però annullata, faccio un passo indietro. È la scelta giusta secondo te, considerando che qui a Di Maro da stamattina ci sono tanti cori anche in favore del presidente De Laurentiis? È una scelta sbagliata. Il Napoli ha dimostrato, secondo me, di non conoscere i propri tifosi. Cioè, voglio fare una battuta, il Napoli legge troppo i giornali e ascolta poco i propri tifosi. A parte che il Napoli ha contribuito, come hai detto tu, con una sola conferenza stampa, a invelenire un po' il clima dei giornalisti, che a mio avviso hanno esagerato. Cioè, tutte le persone che sono venute qui hanno detto: ah, vabbè, ma qui non c'è contestazione. E in effetti non c'è contestazione. E ha sbagliato il Napoli, perché stamattina ci sono i cori pro De Laurentiis, cori per tutti i calciatori, e francamente stasera ci sarebbe stata una festa con 6.000 persone a inneggiare il Napoli. Sarebbe stato anche un segnale, una risposta del Napoli ai tifosi, ma anche alla Juventus e anche a Gonzalo Higuain. E in questo caso, che dire, chi è causa del suo mal pianga se stesso, però il Napoli dovrebbe cominciare a conoscere un po' di più i propri tifosi e il proprio ambiente. Studio, se avete qualche curiosità. Sì, io vorrei ritornare un attimo indietro a quella che è stata poi la conferenza stampa di presentazione ieri di Higuain con la Juventus. Higuain ha detto in maniera molto chiara che lui è andato via da Napoli perché, insomma, non c'era nessun tipo di accordo su quello che è il progetto con Aurelio De Laurentiis. Quanto credete in queste parole, oppure pensate che i motivi siano altri? Innanzitutto io mi chiudo, poi lascio la parola a Massimiliano con una battuta. Ha fatto copia e incolla di quello che ha detto un po' di tempo fa anche Cavani, Massimiliano. Questo dovrebbe far pensare, ecco, appunto. Sì, scusami. Ma io non so se lui ieri ha pronunciato la parola progetto, questo non lo ricordo. Però devo dire che a Napoli c'è stato per 2 anni un allenatore, Rafa Benitez, che tra l'altro ha portato Higuain a Napoli, che ha condotto e perduto una battaglia politica sulla crescita strutturale del Napoli. In questi 2 anni Higuain non si è mai fatto sentire. Quindi adesso l'uscita di Higuain è strumentale, a mio avviso. Tra l'altro è un'uscita ovviamente concordata con la Juventus. Lui non ha detto nulla, cioè perché non ha parlato del progetto? In questi 3 anni non ha mai parlato del progetto. Massimiliano, scusami, mi senti? Sì, sì, certamente. Allora, se ricordi, l'anno scorso il fratello, ad inizio, verso la fine del campionato scorso, ad inizio dell'ultimo campionato, disse proprio questo invece, parlò proprio del fatto che Higuain si aspettava una crescita del progetto e quindi dei calciatori importanti per poter vincere. Questa
sono le parole di Nicolas. Quest'anno l'ha detto. Quest'anno no, no, all'inizio dello scorso campionato, quello che è finito poco un paio di mesi fa, non alla fine del campionato, ma prima. Durante il biennio Benitez, quando Benitez ha condotto quella battaglia e l'ha perduta, Higuain non si è mai fatto sentire. C'era progetto, Benitez. Quel progetto lì era legato a Benitez. Ma vedi sì, ma la personalità di Benitez sicuramente era superiore, voglio dire, in quel momento. Per cui probabilmente il fatto stesso che stesse combattendo Benitez, probabilmente per lui andava bene così. Ma detto questo, sì. Higuain secondo me ha fatto la sua scelta, cioè ha fatto la sua scelta, è una scelta, speriamo per lui, felice. Per me è un affare anche economico per il Napoli. Lui se n'è andato, secondo me se ne poteva andare in maniera più... Questo sicuramente. Anche le frasi del post, sei stato 3 anni in una società che comunque ti ha valorizzato, perché tu eri arrivato qui come grande giocatore, sì, ma non valevi, infatti il Napoli lo comprò a 37 milioni, non a 90 milioni, e il Napoli ti ha venduto a 90, sei stato in lizza per la scarpa d'oro, hai trovato un allenatore, Sarri, che ti ha valorizzato. C'è anche il modo importante, secondo me, della vita. Dopodiché il Napoli certo che non può avere il progetto della Juventus, da questo punto di vista non ci sono dubbi. Il punto è che il Napoli dovrebbe anche avere un po' più di coraggio di affrontare, secondo me, l'ambiente, i tifosi, i giornalisti, e spiegare perché noi non possiamo essere la Juventus, ma perché questa società con De Laurentiis ha invece ottenuto ottimi risultati. Massimiliano, no, sì. Ce l'ho ancora. Massimiliano, chiedo scusa, ma tu sei contento di rimanere sempre secondo e terzo e non vincere mai? Ma guarda, io devo analizzare la storia del calcio Napoli, quindi se analizzo la storia del calcio Napoli ed elimino, diciamo, i 4 anni su 7 di Diego Maradona, devo dire che il Napoli non ha mai vinto. Questo devo dire. Il problema è che il Napoli adesso sta vivendo una posizione nettamente superiore a quella della sua storia, tranne, parliamo, se Maradona per me è diventato ormai Cristo, no? Siamo al 30° anno dopo Cristo. Esatto. Secondo me, a un certo punto, dopo 25 anni, la CIA apre i cassetti e non ci sono più i segreti di Stato. Basta, cioè Maradona, numero 10, la maglia, facciamogli giustamente una statua all'esterno dello Stadio San Paolo, o gli intitoliamo lo Stadio San Paolo, ma prendiamo atto della realtà. Io, prima di salutare Massimiliano, aprendo questi cassetti della CIA, guardiamo un po' avanti, giustamente detto, no? Perché però fatemi Claudio. Ti lasciamo rispondere. No, un attimo, voglio presentare e salutare e ringraziare un altro ospite che ci ascolta sull'altra linea, il direttore dei servizi sportivi di Televomero, Carlo Caporale. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Claudio, continua il tuo discorso, così ti ascolta pure Claudio. Innanzitutto saluto Carlo, anzi lo salutiamo insieme a Massimiliano Gallo, che è qua mia. Però a Massimiliano voglio chiedere questo. Saluti a voi che siete al fresco. Oh, qui c'è un bel sole, onestamente, però c'è una leggera brezza. Da dove sono io ci saranno 10-15 gradi di differenza, però va bene. No, tornando seri, mettendo un attimo da parte le questioni meteorologiche, tornando al campo, nel pomeriggio arriverà Milik. È chiaro che serve ancora qualche innesto, soprattutto in mezzo al campo, Massimiliano, però Milik è chiaramente un centravanti, al di là delle caratteristiche tecniche, del valore del calciatore, molto diverso dalla Pipita. È probabile che Sarri studi qualche variante tattica pur restando nell'ambito dello stesso modulo? Ma Milik è un buon acquisto, ovviamente non lo conosciamo molto, cioè è un calciatore della nazionale polacca, ha segnato molto il campionato olandese. A mio avviso non sarà l'unico acquisto in attacco del Napoli, anche perché sarebbe strano giocare, avere 2 attaccanti mancini, cioè sia lui che Gabbiadini. Quindi io credo che il Napoli farà un'altra operazione in attacco, oltre a qualche acquisto al centrocampo. Però io credo che l'attacco del Napoli non si limiterà all'arrivo di Milik, la campagna acquisti in attacco. Io, se non avete altre curiosità, saluto e ringrazio Massimiliano Gallo il Napolista. Bene, bene, voi. Grazie Massimiliano. Allora Carlo, veniamo a te. Avanti il prossimo. Senti, sono in umile fila, diciamo. No, ma insomma, siete tutti allo stesso livello, tutti amici per noi, questa è la cosa importante. Carlo, che sei 3-4 gradini sotto, Lello, eh?
chiaro. Eh beh, insomma, io sì, sicuramente, insomma, assolutamente d'accordo. Allora, ritornando un attimo al discorso che stavano facendo adesso Claudio e Massimiliano su Adimaro, parlando di Milik, si dice che forse, probabilmente, ecco, si diceva che non sarà sicuramente l'unico acquisto per l'attacco. Si continua a parlare di Icardi. E stamattina leggevo che Icardi sta praticamente facendo una sorta di braccio di ferro con l'Inter, perché sta bene, non ha giocato l'altra sera l'amichevole, la partita, no, adesso non ricordo contro quale squadra, però pare che non voglia nemmeno, ecco, dopo l'Estudiantes, pare che non voglia nemmeno giocare contro il Bayern. Insomma, potrebbe essere questo un segnale che Icardi voglia veramente venire a Napoli, oppure soltanto, secondo te, Carlo, un segnale che Icardi vuole un grosso aumento dalla sua società? Ma è l'una e l'altra cosa, perché mal che vada si ritrova con un ingaggio, mal che vada secondo poi delle sue preferenze, con un ingaggio raddoppiato quasi, e quindi o che venga a Napoli o che rimanga a Milano, sicuramente questo gli fa gioco, insomma. Credo che ci debba essere anche però un limite alla quotazione del giocatore, cioè il Napoli ha fatto capire che piace a Sarri, che lo vuole insistentemente, però credo anche che al di là delle resistenze dell'Inter, che non so se siano formali o veritiere, il fatto sta che insomma la quotazione sale quasi un giorno sì e l'altro pure, e ci deve essere anche un limite sia a livello economico ma anche a livello temporale, quindi credo che sia una vicenda che debba in un senso o nell'altro chiudersi nel giro di neanche una settimana, insomma io credo che a metà della prossima la situazione deve essere chiara in tal senso. Poi che possano rimanere Milik e Cabiadini, che possa arrivare insomma Icardi o un altro attaccante, questo lo staremo a vedere. Tra l'altro te lo dicevo nel scorso collegamento, io su Gabbiadini punterei, perché una volta andato via Higuain, che in qualche modo lo chiudeva diciamo in maniera abbastanza cospicua, potrebbe il ragazzo dimostrare tutte le sue qualità. L'arrivo di un altro attaccante in pratica lo riporterebbe ad una situazione molto simile a quella dello scorso anno, e credo quasi inevitabilmente verso anche la strada di una possibile cessione. Io insomma terrei certamente nel mirino la situazione Icardi, che piace, però in questo momento credo che focalizzerei le attenzioni sul reparto di centrocampo, che era quello che l'anno scorso necessitava delle maggiori diciamo attenzioni da parte della società, e non mi sembra che fin qui abbia ricevuto diciamo quelle attenzioni che tutti noi insomma ci aspettavamo. Chiaro che ci sono state anche delle vicende un po' particolari, non ultima quella di Tolisso, ma io se fossi la società incomincerei insomma a verificare altre posizioni, insomma cercherei quei giocatori che debbano in qualche modo rimpinguare un reparto che l'anno scorso era carente soprattutto nelle alternative. Poi è chiaro che se arrivano dei giocatori di pari livello rispetto a quelli che sono i titolari, ancora meglio, ma insomma lì bisogna secondo me in questo momento focalizzare le attenzioni da parte del mercato azzurro. Claudio, ieri sera c'è stato questo incontro contro la Virtus Entella, hai visto la squadra, ti voglio chiedere come hai visto appunto uno di quelli che era stato acquistato l'anno scorso per essere un aiuto al centrocampo, parlo di Grassi, ha giocato non molti minuti e onestamente rispetto all'altra uscita dell'altra sera non mi è piaciuto tanto, che ne pensi? Claudio Zelli è in linea? Ci sei? Ci sono. Ah, eccomi, dimmi. Ero certo che mi avresti fatto questa domanda, per cui ho osservato con particolare attenzione la prestazione dell'ex centrocampista dell'Atalanta, e francamente nemmeno a me ha convinto tantissimo. Chiaramente era soltanto un amichevole, ha giocato anche poco, quindi non è facile esprimere un giudizio. Certo è, non so se Carlo è d'accordo, che questo ragazzo mi sembra ancora un po' acerbo, e soprattutto anche muscolarmente lo vedo insomma abbastanza snello, non molto insomma come dire, non ha un fisico particolarmente possente per randellare nemmeno a mio avviso in mezzo al campo. È altrettanto vero però che Sarri non ama i centrocampisti più di sostanza che di tecnica, per cui questo francamente potrebbe non essere un limite, però certamente io
allo stato attuale preferirei mandarlo a farsi le ossa altrove, anche perché nell'Atalanta, pur avendo mostrato le sue grandi qualità, ha giocato poco, perché è chiaramente un ragazzo molto giovane. Carlo. Io te lo dicevo prima, insomma, è una questione che va in qualche modo monitorata, insomma. Grassi, che è arrivato l'anno scorso, di fatto è un nuovo acquisto, perché lo scorso anno non ha messo piede in campo nemmeno per un minuto, quindi lo vedremo, lo verificheremo sul campo. Certo è che però al di là di Grassi ci si aspettava quelle alternative che fin qui non sono arrivate, quindi certo. Al di là del discorso dell'attacco, insomma, dove è fuori di dubbio che il clone di Higuaín non lo si poteva trovare, a meno che non si andava a cercare Lewandowski o Suarez, perché cloni, insomma, giocatori di quello spessore, e quindi cosa che è inarrivabile per le potenzialità del Napoli. Allora è chiaro che più che il cambio di modulo, che assolutamente non credo ci sarà, proprio per le caratteristiche della squadra, perché poi non è che bisogna snaturare tutto il resto della formazione per inserire un solo elemento, accorgimenti di movimenti, di modo di servire il pallone all'attaccante ci saranno sicuramente, proprio per sfruttare al meglio le caratteristiche degli attaccanti che poi andranno a occupare le caselle del reparto di centravanti, reparto offensivo del Napoli. Però ecco, ripeto, mi focalizzerei molto sull'attacco, sul centrocampo, proprio in questo frangente di mercato, perché è lì che mi sembra il Napoli un po' in ritardo, perché è andato prima su Witzel, poi ci ha ripensato, Herrera sì, Herrera no, si è trascinato troppo a lungo questa situazione, Tolisso sembrava fatta, poi cioè il ragazzo è rimasto a Lione. Insomma, mi sembra che si rischia di andare sulle quarte, quinte scelte, ed ecco perché probabilmente ci dovrebbe essere qualche idea nuova da parte del Napoli, qualche verifica diversa per arrivare a qualche giocatore, visto che adesso la capacità economica c'è, e quindi andare a prendere qualche uomo che indubbiamente possa rafforzare il centrocampo, che era, ripeto, torno a ripetere, l'anello debole della squadra dello scorso anno. Stamattina si legge la notizia che praticamente è la nuova, insomma, un nuovo nome che poi, insomma, già è stato fatto qualche tempo fa. Pare che il Napoli possa essere interessato al Diawara del Bologna. Ha superato, diciamo, con una sua offerta la Roma, chiaramente però sarebbe un esubero a centrocampo, e quindi si aspetterebbe eventualmente la cessione di Mirko Valdifiori al Torino. Che ne pensi di questo ragazzo, sia tu e sia Claudio che è su Di Maro? Vado prima io? Sì, vai Carlo. Allora, indubbiamente Di Maro ha fatto un ottimo campionato lo scorso anno, era uno dei giovani che meglio si è messo in evidenza in tutta la Serie A. Ecco, però parliamo sempre del ragazzo del 97, che unitamente a Grassi, che è del 95-96 adesso non ricordo, costituirebbe, ecco, una linea verde molto interessante, che però, ecco, andrebbe poi miscelata con un giocatore di esperienza, perché lì almeno un altro giocatore di esperienza lo andrei a inserire, visto che probabilmente lo stesso David Lopez è in partenza. Insomma, credo che il Napoli Sarà in partenza, sempre che si acquisti qualcuno, altrimenti è chiaro. Se no rimaniamo con Valdifiore e Lopez, che era, insomma, l'asset dello scorso anno, che in qualche modo ci ha fatto capire che insomma le alternative, come lo stesso Sarri poi in termini di utilizzo ha operato, erano relativamente poche, visto che hanno giocato sempre gli stessi, e c'è stato comunque qualche calo fisiologico poi nella seconda parte di stagione per far rifiatare uomini. Mi riferisco ad esempio a specie ad Allan, che a un certo punto ha accusato assolutamente, certo, il peso giocato con insistenza, e quindi diciamo tutti nell'undici base eravamo già una grande squadra. Purtroppo abbiamo perso l'alfiere principe, però io sono molto fiducioso comunque nella capacità, con il gioco di squadra, di poter sopperire non i 36 gol, ma quantomeno la produttività offensiva. Però dobbiamo poi ancora migliorare in alcune soluzioni alternative, che in questo momento, al di là di Giaccherini, che è un jolly interessante che può occupare più ruoli, insomma, il Napoli ancora non ha colmato, e quindi il mercato deve essere indirizzato in quella direzione. Poi chiaro che l'attaccante è il sogno di tutti, ripeto, Icardi è un buon giocatore, ma non mi sembra che però valga al di là di quelle cifre che già il Napoli mi sembra in qualche modo abbia oltrepassato. Poi è chiaro che
la situazione contingente, tutti sanno che il Napoli ha i soldi da spendere, può far alzare l'asticella, però poi a tutto c'è un limite, perché puoi strapagare anche alcuni giocatori, non mi sembra giusto, e mi sembrerebbe invece intelligente andare anche su delle alternative, perché poi a trovarli i giocatori ci sono, e quindi bisogna soltanto essere rapidi, risoluti e operativi nell'andarli a scovare e a bloccare ed acquistare naturalmente. Claudio, un tuo parere su Diawara? Sì, sì, no, ma Diawara è un prospetto di crack, come dicono quelli bravi, nel senso che ha fatto una prima stagione in cui ha messo ovviamente in mostra le sue grandissime qualità, però è altrettanto vero che vale il discorso fatto in precedenza per Grassi, cioè un giocatore che probabilmente deve ancora in qualche modo maturare, perché è giovanissimo, viene da una sola stagione, seppur importante, in Serie A, in un club chiaramente che non ha grandi ambizioni, quindi nemmeno tante pressioni. È altrettanto vero però che già il fatto che un giocatore così giovane abbia rifiutato di presentarsi, non si sia presentato in ritiro aspettando l'offerta di un grande club, seppur essendo giovane, quindi pur dovendo avere poche pretese, è un aspetto caratteriale che francamente mi ha lasciato abbastanza basito, per cui prima di procedere all'eventuale acquisto di questo ragazzo io ci penserei onestamente due volte, anche solo per questo. Senti Claudio, ieri sera torniamo alla partita che il Napoli ha giocato contro la Virtus Entella, poi più tardi nella seconda parte ascolteremo anche le parole del mister dell'Entella che Roberto tu hai Breda, sì, che tu hai intervistato, bandiera della Salernitana, chiaramente ha parlato solo lui, ripetiamolo ancora una volta, perché il silenzio assordante del Napoli ormai prosegue dall'inizio, certo, del ritiro. Senti, no, io ti volevo chiedere invece un parere, perché abbiamo visto un paio di elementi del Napoli, del Napoli che già conosciamo, che pur avendo giocato quei 20-25 minuti più o meno, insomma, si sono messi già in evidenza, pur non avendo, insomma, è chiaro, nelle gambe i 90 minuti, però ho visto un Mertens in grande spolvero e un Insigne che ha fatto un gol delizioso. Ma sì, infatti poi Breda, che ascolteremo dopo, parla anche di loro, nel senso che nella ripresa, quando sono entrati in campo le stelle azzurre provenienti dall'esperienza agli europei, la partita è nettamente cambiata, perché nel primo tempo soltanto una torretta del portiere dei Liguri ha in qualche modo spianato la strada agli azzurri, ma la partita era stata abbastanza equilibrata. È innegabile che magari la partenza di Higuain possa responsabilizzare altri elementi come Insigne e Mertens, che tra l'altro sono stati tra i più applauditi in questi giorni qui a Di Maro. È una possibilità, è un augurio, perché ovviamente senza Spita i gol dovranno arrivare anche da altre parti, nel senso che certo, Milik è sicuramente un goleador, ma è un ragazzo molto giovane che avrà bisogno di un periodo di necessario ambientamento, ammesso che poi non arrivi un altro attaccante. Io francamente non dovesse arrivare ai Cardi anche per questioni economiche, perché francamente mi sembra una valutazione esagerata sia come ingaggio che come costo del cartellino, punterei su un usato sicuro. Lo stesso Bacca non è che mi possa dispiacere più di tanto, perché è un calciatore che ha una grande esperienza internazionale, ha una certa maturità, perché non è più giovanissimo, non è nemmeno poi insomma alla fine della carriera. E vorrei ricordare che nel Siviglia ha maturato una certa esperienza internazionale e vinto pure. Ricordiamoci, certo, tra l'altro, che il Napoli dovrà disputare la Champions League, che non è certamente l'Europa League, e quindi servono giocatori di grande esperienza. Tra l'altro Bacca viene da una stagione al Milan, il Milan catastrofico, eppure ha messo a segno un discreto bottino di gol, per cui è un elemento su cui secondo me bisognerebbe fare una riflessione più ad ampio respiro, pur essendo un calciatore che ad esempio mi risulta non piacere tantissimo a Maurizio Sarri, ma in generale il profilo secondo me dovrebbe essere Claudio, già preso un centrale. Sì. No, mi voglio inserire su questo tuo ragionamento, certo, perché tu dicevi il silenzio assordante del Napoli. Io trovo curioso, per non usare altre terminologie, mi voglio trattenere. Come fai a sapere che poi a Bacca non gli piace? Ecco, bravo. No, io, Claudio, tu sei forse arrivato al ritiro in corso, ma in pratica si sta chiudendo il ritiro la terza settimana. Trovo curioso, ripeto, voglio utilizzare questo termine, che nel Napoli, al di là del presidente De Laurentiis con una conferenza stampa in pratica quasi obbligatoria per tutto il cancan mediatico che si era alzato in quel periodo attorno alla situazione Higuain, non abbia parlato praticamente nessuno, specie l'allenatore, in un ritiro dove, cioè,
dove comunque no, le tematiche sono molteplici. Poi si poteva anche dire non della situazione Higuaín, non ne vogliamo parlare, però anche per capire, ecco, tu hai fatto mi sembra un esempio lampante, caro mister, ma adesso che non c'è Higuaín, che tipo di attaccante dobbiamo andare a cercare, che soluzioni preferirebbe adottare, che ne pensa di Gabbiadini? Sono tutte sono domande che oggi non è che ci facciamo noi giornalisti, si fa la gente da casa. Io credo che sia una pecca notevolissima da parte della società chiudersi in questo silenzio che tu definivi assordante. Io insomma potrei dire cose un poco più spinte, ma mi trattengo, ripeto, e quindi va la fantasia di tutti noi cercare, ecco, tu dici, io vorrei capire se Bacca, indubbiamente possiamo ragionare io, tu, Lello su Bacca, però poi in fin dei conti è il pensiero di Sarri, perché poi è lui che deve mettere la squadra in campo, è lui che deve avere quei giocatori idonei per sviluppare la sua manovra, il suo credo tattico, le sue idee di gioco. Quindi insomma, su questo bisogna fare non uno, ma credo 4-5 passi avanti, cercando poi di recuperare anche quelli persi in tema di mercato, perché ora insomma entriamo nell'ultimo mese e tra 20 giorni quasi c'è il campionato. Io credo che bisogna dare un po' un'accelerata, perché sicuramente si rischia, se no insomma poi di stare un attimino troppo in ritardo sul pezzo. Bene, allora Claudio, dimmi. Silenzio, velocemente. Carmine, che Carlo giustamente ha definito curioso, per me è veramente un silenzio assurdo, perché vorrei ricordare ancora una volta, abbiamo fatto una versione di trasmissione, qui 21 giorni di tiro sono stati accreditati 120 operatori della comunicazione, né tantomeno questi operatori della comunicazione, come ho sentito dire, possono andare via così a cuor leggero, visto che ci sono degli accordi commerciali chiaramente per fare delle dirette da qui. Questo vale non solo nel nostro caso, ma per tutti insomma i colleghi che sono qui, ma per darvi un'idea della... No, ma in pratica è quasi un silenzio stampa non ufficiale, diciamo. No, ma per darvi un'idea del clima surreale che c'è qui, in occasione di la presentazione annullata, come tu sicuramente saprai Carlo, sono stati distribuiti cioè la possibilità di richiedere un tagliando omaggio per Napoli Disco, per Napoli Milan. Allo stato attuale ribadisco, 120 operatori della comunicazione, non sappiamo nemmeno dove i tifosi andranno a vedere questo, in quale settore, né stato il Napoli ci ha informato. Vabbè, sicuramente non fuori allo stadio, insomma, all'interno, però, sicuramente. Voglio dire, no, perché i tifosi magari ce lo chiedono, anzi ce lo stanno chiedendo, e non sappiamo dare una risposta, no, per darvi un'idea di come insomma... dell'organizzazione, vabbè. Sarà organizzata una lotteria apposta. Brava, diciamo. Fuori allo stadio il giorno della partita. Io devo ringraziare Carlo Caporale di essere stato con noi. Carlo, ci risentiamo ad inizio campionato dal 20 in poi. Grazie di essere stato con noi. Un abbraccio a tutti. Ciao. Chiudiamo il collegamento con Carlo Caporale e lo chiudiamo anche con Claudio Zelli. Claudio, ci risentiamo tra una decina di minuti. E allora, tra 10 minuti ci risentiremo anche noi, perché adesso diamo la parola alla regia, c'è la pubblicità dei nostri sponsor, quindi 10 minuti più o meno per ritornare qui in studio e continuare questa nostra edizione mattutina dello speciale Amore Azzurro di Maro. Amore Azzurro, speciale di Maro, in collaborazione con Calcio Napoli 1926.it. Il programma è offerto dalla pasticceria Mignone. Mignone rende più dolce la vita. Zampa Viaggi, l'impronta dei tuoi viaggi. zampaviaggi@gmail.com. Palazzo Rosenthal, hotel e ricevimenti a tre case. City Trans, il tuo corriere espresso. citytrans.it. Complesso Mirabilia 2 Village, mirabilia.com. Concessionaria Peugeot Mida Cars. Servizio, assistenza, qualità. Poldo Take Away Pub. Studi finanziari Amore. Abbigliamento uomo donna Slax. Carpe Diem, pizza al metro, cogli l'attimo. Autonautica e Pomeo, organizzato Renault Dacia. Aggiungi un like alla nostra pagina Facebook. Punto Zero Moda e Uomo. Punto e basta. L'angolo del gelato, l'angolo dei golosi. Conduce in studio Lello Delgro, inviato a Di Maro Claudio Zelli. Bene, rieccoci di nuovo in studio per riprendere questa nostra seconda parte del programma Amore Azzurro speciale Di Maro. E allora, volevo chiedere a Claudio Zelli, che penso sia già in collegamento con noi, se è arrivato il cardinale Sepe.
non è arrivato, ma è quasi tutto pronto per la Santa Messa, che da come la tradizione si svolge ogni volta qui a Di Maro. Almeno io dalla tribuna stampa non lo vedo ancora, però mancano davvero pochi minuti per l'inizio della, delle celebrazioni, perché ci siamo quasi, onestamente, a minuti sarà sul campo di Di Maro, perché è davvero tutto pronto. L'allenamento intanto ha chiaramente terminato già da qualche minuto, lavoro di scarico per il gruppo azzurro, corsa defaticante per più che altro, perché si è già giocato ieri. In effetti poi, tra l'altro, stamattina, almeno nei programmi iniziali, l'allenamento non doveva esserci. Sì, dunque io ti volevo chiedere pure un'altra cosa, notizie per ciò che riguarda qualche trattativa, se c'è ancora qualche collega su a Di Maro, non so, qualcuno, se c'è Simone, il collega di Mediaset, se si sa qualcosa. Che adesso sarà impegnato, non vedo, sarà sicuramente impegnato in qualche diretta. Allora, il discorso è questo: è chiaro che ora il Napoli ha archiviata la vicenda Milik, che, come abbiamo detto, causa prolungamento delle visite mediche, arriverà soltanto nel pomeriggio a Di Maro. Pensare che possa parlare è pura utopia, ma sicuramente, non so se oggi o domani, parteciperà all'ultima seduta di allenamento qui a Di Maro. Ma è probabile anche che arrivi già sul campo nel pomeriggio, il Napoli non ci ha ancora informato. È innegabile però che ora l'attenzione è tutta sul centrocampo. Diawara, di cui abbiamo parlato prima, è sicuramente un nome caldo, perché ha tutte le caratteristiche per sposare il progetto azzurro, ragazzo giovane di grande prospettiva, previste di ingaggio presumo ovviamente non altissime, e quindi è chiaro che l'occasione è ghiotta per il Napoli De Laurentiis sul calciatore. Però come abbiamo detto c'è anche la Roma, e quindi bisogna vedere dove potrà andare. La Roma dovrebbe vendere Paredes, da quanto filtra, per poi acquisire Diawara. Quindi il Napoli, da questo punto di vista, avendo moneta già pronta, potrebbe sorpassare già la Russia e portare a casa il centrocampista del Bologna. Ammesso poi che sia l'unico acquisto al centrocampo, perché è probabile anche che il Napoli, avendo incassato questa cifra così cospicua, potrebbe poi riprendere anche un altro centrocampista, magari di maggiore esperienza. Io penso che Claudio, scusami, ti interrompo, entro proprio a gamba tesa, perché abbiamo sull'altra linea un nostro graditissimo ospite, giornalista di Canale 21, Peppe Iannicelli. Ciao Peppe, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Abbiamo anche Claudio Zelli in collegamento da Di Maro. Ciao, allora, Claudio. Peppe, parliamo subito, voglio un tuo parere su come è andata questa faccenda Higuain, e poi passiamo ad altro, perché insomma Higuain oramai fa già parte del nostro passato. Sì, io credo che Higuain e De Laurentiis, si badi bene, Higuain e De Laurentiis hanno entrambi fatto l'affare della vita e l'affare del secolo. Ora il campo e le mosse successive ci diranno se questo affare l'hanno fatto anche la Juventus e il Napoli. La Juventus se riuscirà a vincere la Coppa dei Campioni, perché è chiaro l'obiettivo dell'operazione è finalizzato alla Champions. Il Napoli se riuscirà a trovare gli acquisti potenziali ma anche attuali tali da mantenere inalterato il livello di competitività sia in Italia che in Europa. Ecco, e su questo io credo che sia giusto cominciare a guardare, perché ritornare sulla vicenda Higuain a questo punto diventa noioso e stucchevole. Senti, a proposito di quello che dicevi, guardare al futuro, ecco, oggi pomeriggio arriverà su a Di Maro per conoscere i suoi compagni e l'allenatore, questo nuovo acquisto, questo Milik, che comunque abbiamo avuto modo di vedere agli europei, e insomma io, tra l'altro, abbiamo visto anche qualche filmato che c'è su YouTube, insomma è un buon calciatore, ma tu pensi che si possa addossare un attacco di una squadra che ha avuto un calciatore come Higuain ad un giovane di 22 anni che viene da un campionato, insomma, che con tutto il rispetto è sicuramente non del livello della Serie A? Assolutamente no, il Napoli deve comunque acquisire un attaccante di esperienza internazionale. L'ipotesi Icardi mi pare estremamente remota, anche perché è esattamente contraria alle strategie che la nuova proprietà cinese ha dettato all'Inter. Io credo che l'acquisto più praticabile possa essere quello di Bacca. Rapporto qualità-prezzo eccellente, garanzia di 20 gol a stagione, perché anche l'anno scorso con un Milan davvero mediocre, la scorsa stagione sportiva, Bacca ha avuto una cifra realizzativa eccellente. Io credo che quello sia l'uomo giusto per andarsi ad integrare in un attacco che, non dimentichiamo, secondo me ha in Gabbiadini comunque un elemento di straordinario valore.
Peppe, io ce lo siamo detti per tutta la stagione scorsa ed oggi a fine ritiro precampionato siamo ancora nella stessa situazione. Avevamo bisogno di un centrocampista di un certo spessore e questo centrocampista ancora non è arrivato. Ma ti pare mai possibile che una società che arriva seconda in campionato, che deve fare una Champions, si trova così spiazzata che non riesce ancora a mettere a segno un colpo di questo tipo? Questo sinceramente mi fa molto dubitare in questa fase. Io ripeto, l'operazione Higuaín è un'operazione straordinaria, ma doveva essere accompagnata contestualmente dall'arrivo dei tre rinforzi che servono al Napoli. Allora questa operazione sarebbe stata compresa molto meglio dalla tifoseria, non avrebbe creato questo clima di destabilizzazione, perché oggettivamente c'è un clima molto destabilizzato, che finisce per sminuire anche il lavoro fatto in ritiro e il lavoro fatto dalla squadra, perché se Higuaín ha segnato 36 gol è merito certamente del Pirita, ma è anche merito di un Napoli assolutamente straordinario che ha saputo metterlo in queste condizioni. Purtroppo Sarri ha fatto tutto il ritiro, 3 settimane di ritiro, senza avere l'organico completo. I rinforzi di qualità che arriveranno, perché dovranno necessariamente arrivare, non avranno avuto tempo di integrarsi negli schemi e questo è un danno oggettivo. Claudio, una tua domanda per Peppe Iannicelli. Sì, intanto una notizia di servizio, perché ci comunica adesso l'ufficio stampa del Trentino, della Val di Sole, che finita la messa del Cardinale, che tra l'altro ancora deve iniziare, potremo, l'inizio di un'operatore per testata, potrà scendere per raccogliere alcune dichiarazioni. Tornando su quello che diceva Peppe, io sono d'accordissimo, dicevo anche questa mattina, Bacca secondo me il profilo giusto, perché vorrei ricordare che nonostante la stagione non esaltante del Milan, ha fatto un discreto bottino di gol, ha messo due, tra l'altro è un giocatore che ha una grande esperienza internazionale, visto come aveva contribuito alle vittorie in Europa League del Siviglia, e la Champions non è certamente l'Europa League. Stesso discorso io farei anche a centrocampo, cioè pur rispettando i parametri di Laurenti, cioè prendendo calciatori giovani di grande prospettive, magari si potrebbe pensare di prendere un centrocampista di maggiore esperienza internazionale, di una certa maturità intorno ai 30 anni, per disputare nel migliore dei modi la Champions League. Viaggiando su questo doppio binario, sia in centrocampo sia in attacco e perché no in difesa, secondo me si potrebbero ottenere discreti risultati investendo in maniera oculata i soldi derivanti dalla cessione di Higuaín. Io sottoscrivo il tuo ragionamento, quello che vedo in questo momento è una mancanza di strategia. Bravo. Mentre la strategia della Juve è chiarissima, cioè perché la Juve prende Higuaín? Perché la Juve fa questo ragionamento: quest'anno in Champions non ci sono né il Chelsea né lo United, il Madrid l'ha vinta, col Bayern la Juve se l'è giocata l'anno scorso, il Barcellona più o meno è lì su quei livelli. L'ultimo anno buono della difesa Bonucci, Barzagli, Buffon, Bonucci, sì, Chiellini. Appunto Chiellini. E allora dice: noi ce le giochiamo tutte, togliamo i due più forti alle rivali del campionato, cioè Roma e Napoli, e quindi in questo disegno io ci vedo una logica ferrea. Poi attenzione, il campo bisognerà vedere cosa dice, però c'è una logica. Nelle operazioni del Napoli non vedo ancora una logica. È sinceramente stucchevole che un club come il Napoli, con le risorse che ha, non riesca a prendere Herrera, perché se tu decidi di prendere Herrera, in 48 ore devi prenderlo Herrera, se sei un grande club. Altrimenti, ripeto, facciamo i mercanti in fiera ed è un altro discorso, insomma, ed è un altro discorso. E io credo che il Napoli, da questo punto di vista, certamente deve fare un salto di qualità. L'ultimissima, Peppe, te la voglio chiedere proprio su questa mancanza di comunicazione da parte della società. 120 giornalisti accreditati al ritiro del Napoli a Di Maro, praticamente mezza conferenza stampa, insomma, non ha quasi mai in 21 giorni quasi mai nessuno ha parlato. Cosa ne pensi di come comunica il calcio Napoli? Ripeto, la mancanza di comunicazione è una conseguenza della mancanza di strategia. E ritengo molto grave, ripeto, aver fatto un intero ritiro senza un incontro stampa. Ritengo molto grave che siano stati annullati gli incontri con i tifosi. I tifosi meritano rispetto. Se tu hai fissato e hai programmato l'incontro con Sarri, Sarri deve parlare con i tifosi. Se tu hai fissato per questa sera la presentazione della squadra in piazza, la squadra la devi presentare. Ci sarà qualche contestazione, benissimo, ma la squadra va presentata, perché altrimenti il segnale che hai lanciato anche al gruppo dice: vabbè, non c'è Higuaín, voi non contate niente, è inutile che vi presentiamo alla piazza. Ecco, queste sono cose che non sono da grande club. Un grande club è pronto anche a supportare la contestazione, che peraltro non ci sarebbe stata, perché io sono convinto che nel momento in cui Hamsik saliva sul palco, Hamsik che ha rinnovato praticamente a vita, baciava la maglia e partiva, o i Vito Ita mia, sarebbe finito in gloria e ci sarebbe stato solo qualche coro contro Higuaín. Invece si è preferita una scelta diversa e sinceramente credo sia stato fatto un errore. Bene Peppe, io ti ringrazio di essere stato con noi questa mattina. Grazie, speriamo di risentirci nel prossimo campionato. Buone vacanze, alla prossima. Ciao, grazie di nuovo. Ciao. Grazie,
E allora, posso aggiungere brevemente una nota su quello che diceva Peppe, perché ho un po' in qualche modo sondato il terreno con l'APT della Val di Sole e vi posso assicurare che l'incontro saltato tra il mister e alcuni calciatori con i tifosi, originariamente previsto a Folgaida, è la cosa che più ha infastidito la Val di Sole, in quanto come da quest'anno il comune tra l'altro ha cambiato denominazione, ormai è Di Maro Folgaida, e Folgaida, dove si doveva tra l'altro svolgere come ogni anno questo incontro, è la punta di diamante del comprensorio, visto insomma dove si scia d'inverno, che è in qualche modo il cuore dell'attività turistica di Di Maro, e quindi aver fatto saltare questo incontro certamente non ha suscitato grande consenso alla parte della... Beh, sicuramente. Allora, prima di chiudere con la trasmissione, avevamo detto che avremmo fatto ascoltare le parole dell'allenatore della Virtus Entella, Claudio Zelli, lo ha intervistato ieri sera, direi di mandarle in onda e poi ci risentiamo con te, Claudio, per i saluti. Perfetto. Sì, vabbè, per noi sapevamo che tipo di gara dovevamo affrontare, però ci serviva perché era la prima amichevole di un certo livello che facevamo, e quindi è importante per il tipo di analisi e di crescita che dobbiamo fare, quindi è un bel banco di prova. Abbiamo fatto un discreto primo tempo, poi dopo il secondo tempo sia la qualità sia le gambe hanno fatto la differenza, però mi è piaciuto l'atteggiamento un pochino di tutti quanti, quelli che sono entrati in campo, e per il tipo di energia che abbiamo adesso e per il tipo di avversario, secondo me abbiamo fatto le cose che dovevamo fare. A Napoli è una squadra che purtroppo, con quello che è successo negli ultimi giorni, diventa difficile competere a Juventus, ma oggi fa poco testo, perché tanti di tre che sono entrati nel secondo tempo vengono appunto da tre giorni di allenamento e da poco tempo in attività. Il Napoli ha un potenziale offensivo che ugualmente rimane importantissimo, quindi sono tutti fenomeni davanti. E io spero che insomma riesca a trovare i giusti equilibri e possa ugualmente togliersi delle importanti soddisfazioni, perché è un gruppo di lavoro che se lo merita, e appunto poi dopo è ancora tutta da giocare la stagione, quindi gli auguro veramente di poter far bene. Beh, senza Higuain certamente qualcosa devi cambiare, però può essere anche un modo per responsabilizzare di più gli altri, e non è detto che chi arrivi possa ugualmente fare bene. I numeri di Higuain sono numeri impressionanti, però è anche vero che fino a quest'anno non li aveva mai fatti. È stato, credo, anche merito del lavoro di Sarri fargli fare il salto di qualità a un campione che lo era già, però non è detto che con l'idea di gioco che ha Napoli anche altri giocatori che possono arrivare possono fare lo stesso ugualmente bene. E allora, abbiamo ascoltato anche l'allenatore della Virtus Entella dopo la partita con il Napoli ieri sera. Dimmi Claudio. No, ripenso alla scena di ieri, che chiaramente la Virtus Entella non è che abbia un grande seguito, pur essendo un club virtuoso in Serie B, l'anno scorso è arrivato nono, non è che ha un grande seguito di stampa, quindi vi posso assicurare che eravamo io e altri due o tre colleghi ad ascoltare le parole di Breda, perché rassegnate al fatto che Sarri chiaramente non si sarebbe presentato in sala stampa. Quello però, insomma, al di là della nota di colore, quello che dice, che ha detto Breda ieri, è sicuramente interessante, perché è chiaro che ora, come diciamo anche in apertura di collegamento, molti calciatori a partire da Insigne e Mertens dovranno essere particolarmente responsabilizzati per dividersi le responsabilità e i gol che ha realizzato il Pipita nei tre anni in azzurro. Detto questo, intanto qui a Di Maro, per tornare sull'attualità, la Santa Messa non è ancora iniziata, siamo un po' in ritardo con il cronoprogramma. Dopo la messa e dopo le parole del Cardinale, chissà perché no, magari potrebbe rilasciare qualche dichiarazione anche De Laurentiis, Cardinale e lo stesso presidente azzurro andranno a pranzo insieme. Io stesso sopravviverò, se farò in tempo, andrò a fare una bella discesa di rafting finalmente dopo due anni. Potrei riuscirci, ma diciamolo piano, perché le sorprese sono dietro l'angolo. Sì, no, ma no, non solo le sorprese, i cappottamenti, c'è la possibilità che insomma che salti dalla barca e vai giù. Sempre in acqua. No, vabbè, insomma, sono i pericoli della vita, del mestiere, capito? Potrebbe anche capitare, insomma.
Va bene. Potrebbe anche capitare che tu al 21 agosto non ci sarai più quando riprenderemo la ma non si può. È la vita, siamo sotto al cielo. Visto che vai vicino al cardinale Sepe, ti prego, fatti fare una bella benedizione, ne hai bisogno. E allora, questo è sicuro. Benissimo. Però scusami, giusto per chiudere, 30 secondi, oggi non ci sarà l'allenamento, come era da programma, l'allenamento annullato. Sì. L'ultimo sarà domani, prima della partenza della squadra alle 14. Oggi pomeriggio noi ci collegheremo, parleremo di una importantissima iniziativa di natura benefica e poi chiaramente ascolteremo la voce di tanti tifosi che abbiamo registrato nei giorni scorsi, tifosi ancora, seppur in numero particolarmente ridotto, quest'oggi stanno chiedendo i ticket come per la partita Napoli-Nizza o soprattutto Napoli-Milan, come la stragrande maggioranza dei casi, per come risarcimento, parziale risarcimento per la mancata presentazione che doveva essere in programma stasera qui in Piazza Madonna della Pace a Di Maro. Ok, allora ci risentiamo oggi pomeriggio intorno alle 18.05 come al solito. Ok, a dopo. Ciao ciao, chiudiamo il collegamento con Claudio Zelli. Prima di andare via, prima di chiudere, io voglio ringraziare coloro che ci stanno dando una mano, che ci hanno dato una mano fino ad ora in questa settimana di collegamenti con Di Maro, in questo nostro speciale Amore Azzurro Di Maro, a cominciare dal nostro partner, media partner Calcio Napoli 1926. Potete ascoltarci anche dal player che trovate sul sito. Voglio salutare Celeste Maione e Michele Mondò. Celeste l'abbiamo avuto anche ieri mattina ai nostri microfoni. E poi Ugo Mignone per la pasticceria Mignone, Luciana Anizzata per Palazzo Rosenthal, Fabio Della Monica Zampa Viaggi, François Rossi City Trans, famiglia originale Mirabilia 2 Village, Giovanni Vivenzo per Autonautica Epomeo, Pasquale Amore Studi Finanziari Amore, il signor De Martino per Poldo Pub Takeaway, il signor Vestuto per Slacks, abbigliamento uomo-donna, il signor Luongo per Carpe Diem Pizzeria, famiglia di letto per la concessionaria Peugeot Mida Cars, Punto Zero Donna e Punto Zero Uomo il signor Leone e il signor Citarella con il suo angolo del gelato. Chiudiamo qui questa nostra trasmissione, ricordo l'appuntamento oggi pomeriggio alle 18 per la prossima puntata del nostro speciale Amore Azzurro Di Maro. Avete ascoltato? Amore Azzurro, speciale Di Maro, in collaborazione con Calcio Napoli 1926.it. Il programma è stato offerto dalla pasticceria Mignone. Mignone rende più dolce la vita. Zampa Viaggi, l'impronta dei tuoi viaggi. zampaviaggi@gmail.com. Palazzo Rosenthal, hotel e ricevimenti a tre case. City Trans, il tuo corriere espresso. citytrans.it. Complesso Mirabilia 2 Village, mirabilia.com. Concessionaria Peugeot Mida Cars. Servizio, assistenza, qualità. Poldo Takeaway Pub. Studi finanziari Amore. Abbigliamento uomo-donna Slacks. Carpe Diem Pizza al Metro. Cogli l'attimo. Autonautica Epomeo. Organizzato Renault Dacia. Aggiungi un like alla nostra pagina Facebook. Punto Zero Moda e Uomo. Punto e basta. L'angolo del gelato. L'angolo dei golosi. Amore Azzurro. Speciale Di Maro. Alle ore 11 e alle 18, naturalmente, su Radio Amore.